Credo che di tutto si possa parlare, ci possono essere molte critiche, ma non di parlare di ostruzionismo perché è un'affermazione impropria. Detto questo, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato e indico la votazione. No... Cosa? Prego. Per un ringraziamento che devo fare al relatore, ai componenti tutti della Commissione Giustizia, al Ministro, al Sottosegretario Ferri che ha seguito sempre tutti i lavori, in particolare al Servizio Studi della Camera dei Deputati e alla segreteria tutta della Commissione Giustizia per l'opera che hanno svolto e ovviamente a tutti i componenti della Commissione Antimafia, in primo luogo alla Presidente Bindi. Grazie. Grazie a lei. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 1039, 1138, 1189, 2580, 2737, 2786, 2956A, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, al codice penale, alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. La votazione è aperta. Colleghi che non riescono... Pilozzi. Gigli. Palma, ok? Zardini. L'onorevole Pilozzi non riesce ancora a votare. Bene, altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 349, votanti 347, astenuti 2, maggioranza 174, favorevoli 281. Contrari 66, la Camera approva. L'ordine del giorno, colleghi, al tavolo dei 9 pregherei di liberare così facciamo prendere posto ai colleghi che devono occuparsi del prossimo punto all'ordine del giorno che reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3386, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2015 numero 153 recante misure urgenti per la finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 4 novembre sono state respinte le questioni pregiudiziali Paglia ed altri numero 1 e Pesco ed altri numero 2. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha richiesto l'ampliamento. La Commissione Finanze si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Sanga, che è il relatore, se può prendere posto. Colleghi della Commissione Giustizia, potete liberare gentilmente. Onorevole Pagano, deve stare, devo seguire una procedura, non posso fare come. Onorevole Ferranti, onorevole relatore, potete per favore lasciare libero il tavolo dei 9 così vengono gli altri? Grazie. Onorevole Sanga, la prego di venire al tavolo dei 9. Onorevole Sanga, prego, ci sono 9 posti, ne scelga uno e ci faccia la relazione. Ok.